Le fonti in Stand Focus, l'evento continua questa mattinata dedicata all'analisi del nuovo governo che si sta formando. Sono giorni importanti, sono partite le consultazioni e la prossima settimana potrebbe, già nella giornata di martedì, arrivare la fiducia delle Camere, ammesso che, e poi io qui mi fermo, domani effettivamente si verifichi quello che si dice, cioè che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà l'incarico alla Premier di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e che Giorgia Meloni accetterà effettivamente l'incarico. Potrebbe accettarlo anche con riserva. Ci sono tanti punti che voglio affrontare in questo spazio. Saluto e ringrazio Claudio Borghi, eletto senatore Lega, economista. Grazie per essere con noi oggi, senatore Borghi. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno, allora io facciamo così, siccome veramente stavo pensando da dove partire, parto proprio da quello che è accaduto ieri con la fine del governo Draghi, che poi fa un po' da passaggio quello che sarà il nuovo governo. Velocemente, poi arriviamo naturalmente in modo più puntuale a quelle che sono le proposte vostre, le sue proposte per i prossimi mesi, anzi i prossimi giorni, perché poi si comincerà a lavorare in modo serrato. Cosa pensa di quello che ha detto Draghi? 20 mesi straordinari, buona coscienza per il lavoro fatto. Questa è un po' la sintesi del discorso di Draghi. Secondo me, come tutti i giudizi che le persone si autodanno, è abbastanza generoso, ecco, mi verrebbe da dire. Io credo che il governo Draghi sia stata un'occasione persa. Secondo me, uno dei motivi principali per cui sarebbe stato, notevole avere una persona con quelle caratteristiche al governo, seguito da una maggioranza quasi senza precedenti, insomma, no? Come numero di voti, sarebbe stato quello di andare in Europa a riformare le regole dell'Unione Europea. Questo era, secondo me, l'obiettivo principale che avrebbe dovuto ottenere Draghi. Ricordiamo che il famoso patto di stabilità, quello che con cui praticamente noi siamo rimasti bloccati per decenni praticamente, no? Cioè, perché vi ricordate, ogni governo all'inizio si scontrava con quelle famose regole senza particolare senso, no? Del 3% del deficit, del dover rientrare per, allora non andava bene 2,4 di deficit, allora bisognava perdere un mese in discussione per poi dopo chiudere con un compromesso a 2,04 invece che 2,4 e similari. Ecco, tutto questo bizantinismo, queste cose che hanno fatto molto male alla nostra economia, approfittando del fatto che erano sospese causa pandemia e che tutti si erano ormai resi conto che erano obsolete, avrebbero dovuto essere riformate. Quindi non so se per colpa di Draghi o per colpa del mancato accordo che esisteva su questo tema in Europa, di questo non si è fatto nulla. Per cui alla fine Draghi verrà ricordato soltanto, cioè la cosa importante che ha fatto Draghi nel suo governo è Green Pass, e non mi pare sia stato un successo. Ecco, sul Green Pass lei ha preso sempre una posizione molto, molto netta, insomma, ecco, facciamo così, due domande, perché poi mi ha ricordato il Green Pass. Diciamo che Draghi, anche una domanda un po' di provocazione, anche insieme a voi, perché avete fatto parte del governo Draghi, non è stato molto fortunato, perché insomma sono stati 20 mesi caratterizzati da prima la pandemia, che era arrivata dall'eredità di Conte, ovviamente poi si è fatto carico Draghi della pandemia, e poi è arrivata anche tutta la crisi geopolitica con ovviamente un'Europa, e qui torniamo ancora sul discorso dei rapporti con l'Europa, che si è trovata in mezzo, perché anche solo banalmente a livello geografico, insomma la guerra in Ucraina tocca da vicino l'Europa, che però ha mostrato un lato dell'Europa molto debole, c'è cioè un'unità che non è unità. Ecco, diciamo che il governo Draghi non è nato sotto una, forse era nato sotto una buona stella, ma poi la buona stella non c'è più stata. Cosa risponde? Ma bisogna sempre tenere presente che il governo, quando nasce, deve partire con la possibilità che ci siano delle cose che non vanno bene. Ecco, ci ricordiamo, non so, tanto per dire, il governo, Berlusconi nel 2001, partito con, ottimi auspici, ha dovuto fronteggiare l'11 settembre. Cioè, spesso l'emergenza fa parte dello stare al mondo, mi verrebbe da dire. Nel caso del governo Draghi, ricordiamo che
La pandemia c'era già, quindi non è che si può considerarla come un qualcosa di inaspettato, e si è passati secondo me da un errore a un altro, cioè vale a dire il primo errore della gestione della pandemia, quello effettuato da Conte, era la politica del lockdown. Draghi ha voluto evitare giustamente la politica del lockdown perché è insostenibile dal punto di vista economico e di scarsa evidenza dal punto di vista scientifico, mi verrebbe da dire l'ha sostituito con un lockdown personale che aveva minore impatto economico, ma secondo me quando le cose verranno considerate per bene dal punto giuridico è stato molto dannoso per pochi cittadini, mi rendo conto, dal punto di vista dei diritti, insomma. Per il resto il PNRR l'aveva, uno può essere d'accordo o meno, io non sono un fan del PNRR, però l'aveva ottenuto Conte, una esatto. Cosa che deriva dal governo precedente. E, non so, e la questione ovviamente della guerra dell'Ucraina, l'Italia ha accompagnato insomma delle scelte europee, non è che siamo stati esattamente protagonisti insomma, no, di questa no, ma in realtà ricerca. io sarò per cui, secondo me si poteva fare di più, ecco, mi verrebbe da dire, viste le condizioni. Ok, in generale, ma sull'Europa io sarò ancora più tranchant di lei, che non è facilissimo insomma, in senso buono glielo dico, non ho visto finora delle decisioni effettivamente, indipendentemente da un paese all'altro, prese in modo netto da parte dell'Europa, a parte le sanzioni che originariamente sembravano un po' potessero risolvere immediatamente il conflitto, non l'hanno fatto e anzi hanno come dire penalizzato anche la nostra economia. È d'accordo su questo, sulle sanzioni cosa pensa? Ma io l'avevo detto sin dal primo giorno che se ci sono degli interscambi commerciali fra due paesi e si continua ad importare qualcosa, se si vuole, il paese A e il paese B, no? Uno compra i prodotti dell'altro. Se uno vuol fare delle sanzioni per penalizzare il paese B, in teoria dovrebbe smettere di comprare i prodotti dell'altro, no? Ecco, no, invece nel nostro caso facciamo il contrario, continuiamo a comprare i prodotti dell'altro, vale a dire il gas e il petrolio, e mettiamo delle sanzioni sui nostri prodotti all'altro paese. C'è qualcosa che non quadra. Beh, infatti ci stiamo leccando un po' le ferite, non solo per questo. Ecco, prima e poi cambiamo argomento, sempre questi sono gli argomenti, ma prima lei ha detto parlando dell'Europa, proprio diceva, parte delle decisioni che sono state prese in Europa hanno penalizzato la nostra economia, anche qui provocazione, dobbiamo mettere in conto che la nostra economia è precaria, è nella situazione in cui si trova in gran parte per colpa dell'Europa? Ma no, semplicemente ogni decisione ovviamente viene presa dai paesi nell'interesse nazionale. Difficile che un tedesco in Europa decida di fissare una regola o qualcosa del genere pensando al bene dell'Italia. Infatti si fa finta che sia così, dai, questo lo possiamo dire a voce alta. Sì, no? Forse qualche volta fanno finta, senza dubbio, però di solito... Non solo la Germania, attenzione, in generale... Fino a Lussemburgo, cioè sì, non è, ognuno è lì cercando di fare i propri interessi. Ecco, nel nostro caso, quella che io chiamo l'eurosinistra, invece per motivi suoi ha sempre pensato a fare gli interessi degli altri, perché l'intento era, se noi ci facciamo vedere compiacenti, no? Cioè se noi diciamo sempre di sì, ecco che avremo più credito, ma non è così, insomma, di base la gente rispetta dei rapporti di forza. Sarebbe più interessante, tanto per come minima strategia, cercare di fare squadra con, se ci sono due parti che lottano per qualcosa, allinearsi con una rispetto all'altra, in modo tale ottenendo qualcosa in cambio. Invece no, noi di base tutti d'accordo contro di noi e noi a dire sì,
fa benissimo. Allora, senatore Borghi, tra poco abbiamo anche cambiato il titolo, si prepari perché lei prima ha detto giustamente parlando del governo Draghi, beh, un governo quando nasce deve essere consapevole del fatto che possano arrivare delle emergenze, altrimenti saremo capaci tutti di governare quando le cose vanno bene e di emergenze in questo momento ce ne sono parecchie. Prima però le faccio un'altra domanda che si ricollega alle parole che ieri abbiamo sentito da Giorgia Meloni. Rispetto proprio all'Unione Europea e alla NATO, lei ha detto sono caposaldi, chi non è d'accordo fuori dal governo. C'è una Giorgia Meloni che ha ribadito anche a testa alta, con una certa appunto, sicurezza, che noi siamo parte dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica. Ha detto chi non è d'accordo proprio non potrà fare parte del governo, anzi, forse ha detto anche qualcosa di più: o il governo sarà così o il governo non ci sarà. Cosa risponde a questo, insomma, visto che abbiamo fatto anche il punto sull'Europa? Beh, ma è abbastanza ovvio. È evidente che se uno, ma sinceramente io però ne ho incontrati pochi, che pensano o che meditano di uscire dalla NATO per entrare nel patto di Varsavia No, oppure appunto, per, esatto, effettivamente. non lo so, nella Lega Araba No, non si è mai o sentito qualcosa. quantomeno, ecco. No, quindi boh, sono delle cose che si dicono, ma dovrebbero essere sottintese. Cioè, poi, per carità, di gente che pensa che la NATO piuttosto che così via, in realtà non va bene così e che dovrebbe, ne esistono, però non sono, mi pare, non mi pare che sia mai stato oggetto di dibattito politico fra grandi partiti. Ecco, c'è qualche piccolo partito che dice fuori dalla NATO e mettiamoci, non lo so con chi, però insomma fra grandi partiti le cose sono così, quindi lo si ripete, ma sembra quasi più sinceramente un bisogno di una certa stampa, no? E così via, di avere delle professioni di fede, perché sennò altrimenti chissà cosa succede. Allora, diciamolo, siamo atlantisti, i nostri alleati sono gli Stati Uniti d'America, non siamo alleati con la Cina, non siamo alleati con l'India, no, qualcosa del genere, siamo alleati con gli Stati Uniti. Beh, sì, forse un po' per delle dichiarazioni del passato di Giorgia Meloni, che si era un po' posizionata, insomma, diversamente rispetto a quella che era l'istituzione europea. Allora, forse ha voluto, Ma credo, non quello è un so. altro discorso, cioè il fatto di essere eurocritici è una cosa che si può anche rivendicare con orgoglio, io lo Lei sono. lo stavo chiedendo, è euroscettico, eurocritico, lo è ancora Io oggi? non lo sono, è noto, sono convinto che questa Unione Europea abbia dei seri problemi strutturali, e quindi anche quando Giorgia Meloni si presenta da altri partiti che sono nel suo gruppo europeo, sono quasi tutti eurocritici, cioè Vox piuttosto che Fidesz di Orban, no? Vox in Spagna inteso, e similari, oppure come nel nostro caso, nel nostro gruppo, il Rassemblement National di Marine Le Pen, oppure diciamo, sempre parlando degli alleati di Meloni, il PiS polacco, no? Sono partiti che sono eurocritici, ma mi sembra doveroso che in Europa ci sia diritto di critica, mi verrebbe da No, dire, no? vabbè, il diritto di critica ci deve essere sempre, ci mancherebbe altro, altrimenti Mi sembrerebbe sarebbe. strano che l'unica Europa possibile è quella dell'eurosinistra, no? Degli euroburocrati, altrimenti Ma quindi non si il possa suo, dire visto altro. che poi insomma sta partendo un nuovo governo e lei ne sarà un diretto protagonista, il suo essere eurocritico lo è sempre stato, lo ha detto, non l'ha mai nascosto, è un essere eurocritico in modo costruttivo, la critica è costruttiva, non nel senso che domani lei lascerebbe l'Europa. Ma no, certo che la critica è costruttiva, anche perché unilateralmente non possiamo fare praticamente nulla. Ok. Anche in passato, cioè non è che ho addolcito le mie posizioni, nonostante qualcuno così per così motivo di polemica si inventa delle cose che non sono mai state, ma anche in passato, sono passati, se va bene, 10 anni, no, forse era il 2013, credo. Quindi ci avviciniamo al decennale della firma del manifesto di solidarietà europeo, che è, diciamo, quello che è sempre stata la mia posizione.
che prevede una segmentazione controllata e sulla base di diverse posizioni che devono essere ovviamente concordate. L'unilateralità No. Non ce la possiamo permettere, ecco, mi viene da no, dire. No, ma io l'ho fatto proprio la domanda precisa, a me piace andare proprio mirato, perché altrimenti poi, esatto, si creano quelle imprecisioni che poi... C'è sempre un sacco di gente che vuol creare la polemica. Non di servo, esatto, poi di polemica oggi non ne possiamo più, e quindi visto che dobbiamo partire col nuovo governo, sia voi come politici, sia noi come cittadini, insomma, credo che fosse doveroso. Senta... Le potrei chiedere se secondo lei le banche centrali, visto che sono dirette protagoniste dell'economia del momento, hanno sbagliato, ma bypasso questa domanda perché secondo me la risposta sarà sì. Le chiedo in che cosa hanno sbagliato le banche centrali a suo parere, visto che abbiamo un'inflazione elevatissima e un'economia, lo ha detto anche ieri la Fed attraverso il Beige Book, che sta rallentando sempre di più e insomma, e quindi adesso bisognerà anche un po' prevedere le prossime mosse delle banche centrali, ovviamente con tutte le distinzioni che si possono fare tra la Fed, la Banca Centrale Americana e la BCE europea, insomma, chiaramente. Allora, non credo che le banche centrali siano responsabili di questa inflazione. Perché questa è un'inflazione d'offerta, in buona sostanza non deriva l'inflazione da un eccesso di moneta o da una cattiva gestione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. L'inflazione deriva principalmente, per farla semplice, dai prezzi di energia. Sì. Uno volesse fare, e questo non dipende da una banca centrale, se uno volesse fare una spiegazione un po' più raffinata, deriva dalla pandemia, perché è evidente che dopo 2 anni di stop, no, così come ci sono stati, non sono senza conseguenze. Un mondo dove c'è un mercato del lavoro e dei fattori di produzione molto flessibile, diciamo così, comporta che in presenza di una pandemia la gente che cosa fa? Prende licenze, chiude, ridimensiona, riduce la produzione, no? E così via, per evitare di perdere soldi, no? A causa di un mercato che si contrae in modo così brusco. Sì. Peccato che poi dopo, quando si ritorna alla normalità, ci vuole un tempo lungo per riprendere la capacità produttiva. Si pensi, ma non so, a un'impresa che fa gelati, non so, tanto per dirne una. Se la gente sta chiusa in casa, questi ne vendono di meno. E nel frattempo licenziano, chiudono impianti, no, e così via. Se poi tutti sono in strada e vogliono tutti il gelato, ritornano in strada e vogliono tutti il gelato, e la produzione è quella che è. Allora, certo. Allora che cosa fa la ditta? Molto semplicemente, e dice: vabbè, guardate, io prima ne producevo 100, adesso ne produco 50, ma questi 50 ho fuori 100 persone che li vogliono, raddoppio i prezzi. No, ma, cioè, ma infatti no, non è sicuramente colpa, non merito delle banche centrali quello di aver fatto aumentare l'inflazione, ma di essere intervenute troppo tardi? No, la banca. Oppure, scusi Borghi se la interrompo, oppure di aver essere intervenuti tardi e di aver accelerato eccessivamente l'iter poi di rialzo dei tassi di interesse? No, la banca centrale in questo momento, secondo me, stanno facendo l'errore di considerare un'inflazione che ha queste cause, sì? Come una conseguenza appunto di politica monetaria. Quindi se io un'inflazione di questo tipo la combatto alzando i tassi, in realtà io sto probabilmente aprendo una forbice pericolosa fra chi può pagare e chi non può pagare. Mm-hmm, sto certo, aumentando, certo, diciamo certo. Così, il danno per chi è, per esempio, indebitato, no? Cioè, se io ho una casa con un mutuo, e spesso e volentieri non sono i super ricchi ad avere una casa con un mutuo, la mia rata del mutuo aumenta e quindi io mi trovo in difficoltà senza essere, diciamo così, colpevole di questa impennata dei prezzi, e quindi vado a colpire il bersaglio sbagliato, ecco, mettiamola così. No, vabbè, certo, cioè si penalizzano ancora di più le fasce più deboli, ovviamente, anche perché sono magari le persone che devono comprare cose a rate, e ovviamente la rata costerà di più proprio per i tassi maggiori, insomma, chi non può comprare in una volta sola un bene e spesso anche di prima necessità.
Allora, passiamo al prossimo titolo, e adesso forse sorriderà, ho parafrasato il titolo di un'altra intervista che lei ha rilasciato, in cui le hanno chiesto molto semplicemente quali sono qual è la linea economica della Lega. Borghi detta la linea dura della Lega sull'economia, io l'ho parafrasata con la linea dura di Borghi. Allora, quali sono le emergenze? Cioè, abbiamo detto prima, sono tempi duri, voi siete consapevoli, Draghi forse lo era meno, non lo so, ne abbiamo parlato prima, ci sono tante emergenze economiche e sociali, perché le due cose vanno di pari passo. Cosa bisogna fare immediatamente, a suo parere, Borghi? No, innanzitutto io non ho detto nessuna linea, ieri è venuta fuori una foto del Ma infatti tavolo. ho messo tra, vede come ho messo le virgolette, è una mia licenza poetica questa frase. Tavolo di partito del Dipartimento Economia che si è riunito ancora ieri, ma ci sentiamo costantemente, ci fossero tante persone, fa capire che insomma la mia opinione è una fra tante altrettanto qualificate, fortunatamente siamo un partito che di competenze dal lato economico ne ha di diversificate, per dire, abbiamo persone che sono esperte di mercati finanziari innovativi, abbiamo persone che sono esperte di lavoro e così via. Quindi ci sono sempre dei punti, dei momenti di confronto molto fruttuosi. La mia linea dura, diciamo così, era semplicemente, e la ripeto, legata alle dimensioni dell'intervento. Cioè noi, secondo me, non possiamo permetterci che altri paesi europei utilizzino delle grandi cifre per sostenere le proprie aziende e Sì. le nostre non abbiano un intervento analogo, perché altrimenti è molto banalmente concorrenza sleale. È evidente però che questa concorrenza sleale, se non viene penalizzata in qualche maniera, cosa dobbiamo fare? Cioè, facciamo chiudere le nostre aziende perché pagano una bolletta non sostenibile, mentre invece un'azienda francese o un'azienda tedesca non la paga perché è aiutata dallo Stato. Certo. Quindi, quando io ho insistito per, e insisto ancora, per utilizzare ampie cifre per la questione del caro energia, lo faccio per una questione, diciamo, di sicurezza del nostro tessuto produttivo, non per altro. E quindi se è possibile ottenere queste cifre con quello che all'epoca era lo scostamento di bilancio, no? Adesso non è più all'ordine del giorno perché entriamo in sessione di bilancio. Quindi questa cifra dovrà essere trovata all'interno del budget, diciamo così, che viene fissato annualmente. Quindi io credo e spero che ci sia il massimo spazio possibile, e questo sarà compito del Ministro dell'Economia, contrattarlo, diciamo così, anche lì in sede europea, tenuto presente che altri contrattano molto di meno, mi sembra che annuncino unilateralmente cifre notevoli senza chiedere niente a nessuno. E se dobbiamo trovare anche delle cifre interne alla nostra economia, giova ricordare che ci sono tante situazioni che porterebbero chi può pagare a pagare volentieri. Mi riferisco per esempio al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e similari, dove abbiamo decine di miliardi non riscuotibili, ma che con un sensato livello di saldo e stralcio sarebbero pagabili. Un po' giusto per far capire Sì. la situazione: se io ho una cartella esattoriale che è lì da 5 anni, è un po' equivalente di un vestito che è lì sugli scaffali da 5 anni, no? Se io Sì. continuo a chiedere prezzo pieno, probabilmente non lo venderò mai. Viceversa, c'è un motivo per cui un vestito viene venduto a saldo, no? In certi casi anche a svendita, no? Finale, perché almeno si incassa qualcosa e Se no, si lascia si sullo scaffale, si impolvera e basta, non succede nient'altro. sprecare vite, tempo di processi che non vanno da nessuna parte e così via.
Quindi tenuto presente che ci sono stati dei problemi oggettivi, tenuto presente che non stiamo parlando di evasori, quelli devono pagare tutto, se uno non ha potuto pagare in qualche motivo pur avendo dichiarato e c'è un'oggettiva difficoltà a incassare qualcosa e quindi avere più soldi per poter intervenire sulle bollette e far ritornare alla vita serena, insomma, diciamo no, così. No, certamente, lei ha usato una parola, un'espressione giusta, oggettiva difficoltà, io mi auguro questo, ma non perché io non seguo il suo ragionamento, su quale posso trovarmi anche d'accordo, ma sa che spesso poi i controlli in Italia lasciano il tempo che trovano e spesso poi hanno la meglio anche persone che invece hanno volutamente, insomma, i classici furbetti, mettiamola così. Lo so, però è anche vero che non possiamo, diciamo così, consentire il fallimento di 100 persone perché una è disonesta, ecco. No, se il rapporto è questo, è anche accettabile, speriamo che non sia più grande, però sarà, insomma, compito anche di chi deve vigilare, fare in modo che il rapporto, perché poi lo zero assoluto penso non ci sarà mai, insomma, però che sia meno nocivo per gli onesti e per l'economia del paese. Peraltro, insomma, abbiamo scoperto anche che le bollette così alte hanno già annullato gli effetti del bonus che era arrivato, quindi adesso bisognerà mettere in campo altri aiuti necessari. Dimentichiamo, tanto per dire, che la benzina costa 30 centesimi in meno rispetto a quello che dovrebbe pagare, dovrebbe costare, perché c'è in questo momento un taglio, diciamo, a tempo delle accise. Delle accise, certo, che sono state prorogate. E vabbè, il prezzo del gas è sceso, complice anche le temperature miti ancora che abbiamo in ottobre, incrociamo le dita che magari potrebbe essere un po' meno pesante il costo, però insomma poi deve arrivare anche dall'Europa all'unanimità una decisione, altrimenti da lì non ci si sposta. Siamo quasi in chiusura, senatore Borghi, ma insomma qualcosa che abbiamo, tra virgolette, scordato e che invece è necessario dire a chi ci segue, cioè le priorità, poi avremo modo sicuramente di risentirci. Ma vogliamo parlare di Berlusconi? No, no, le priorità, secondo me, devono essere ricostruire un tessuto sociale, un'unità nazionale di intenti che purtroppo anche il governo di unità nazionale non ha realizzato. Cioè, ci deve essere un'alternanza, ma ci deve essere un rispetto reciproco. Se cominciamo, siamo partiti abbastanza male, insomma, dal punto di vista della comunicazione, perché se si elegge un presidente della Camera e dall'altra parte partono le scomuniche con dei motivi oggettivamente risibili, perché è cattolico, perché sì, è un po' cosa l'hanno ovviamente per usare un'altra espressione, considerato un po' conservatore, diciamo così. Capito, però praticamente questa roba qua ha in sé un germe di una cosa molto sbagliata, cioè vale a dire che l'unico pensiero accettabile, no, in Italia è quello di sinistra, no? Altrimenti qualsiasi cosa devii da questo standard non è visto come accettabile. Ecco, per essere una democrazia compiuta, se accettare che ci possano essere alternanza e che per dire che ne so, se Fico nel suo che non era esattamente il mio modello di persona o di politico, come però se nel suo discorso di insediamento cita Moro, lo si applaude, e se invece Fontana cita il Beato Acutis, si pensa, ah, ecco, lui non vorrebbe essere citato da questo qui, no? Così, questo tipo. No, certo. E vabbè, ma con Berlusconi tutto a posto comunque, senatore Borghi? L'ho incontrato di persona lì in aula di Senato qualche giorno fa e l'ho salutato cordialmente. Perché è una persona che ha fatto molto per l'Italia. Va bene, allora io auguro buon lavoro al senatore Borghi, perché veramente da settimana prossima, diciamo così, anche se i lavori sono già iniziati, però bisognerà rimboccarsi le maniche e mi auguro davvero che possano arrivare subito delle buone notizie per l'Italia. Ci sentiremo presto, insomma, se ha piacere la disturberò nuovamente per collegarsi con noi. La ringrazio. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci.